Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 14, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: abbandonato Gesù, fuggirono tutti. La domenica della Passione è detta anche domenica delle Palme. Le definizioni fanno riferimento a ciò che la liturgia ci fa vivere. Dapprima l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla festosa e osannante. Poi la stessa folla, manipolata, grida e chiede la sua crocifissione. Barabba viene preferito a Gesù, consegnato per essere crocifisso. Gesù, che è passato in mezzo alla sua gente facendo il bene, curando i malati, scacciando i demoni, è condannato alla morte di croce. Gesù conclude la sua esistenza così come l'aveva sempre spesa, nella libertà e per amore a Dio e agli uomini. L'Evangelista Marco, che all'inizio del suo Vangelo aveva scritto: i discepoli abbandonarono tutto, seguirono Gesù. Nell'ora della Passione annota, invertendo: abbandonato Gesù, fuggirono tutti. Gesù, abbandonato dai suoi, cosa fa? Si abbandona tutto al Padre. Gesù non fugge da Gerusalemme, accetta la croce e porta questa croce sino al Golgota, ove viene crocifisso. Egli, che aveva fatto bene ogni cosa, viene portato fuori dalla città e ucciso. Ormai sembra tutto finito per lui. Non può più né parlare né guarire. Quella morte agli occhi dei più sembrò una sconfitta, in realtà era una vittoria, era la logica conclusione di una vita spesa per il Signore, per il Vangelo, per i discepoli, per i poveri. Davvero solo Dio poteva vivere e morire in quel modo, ossia dimenticando se stesso per donarsi totalmente agli altri. E di questo se ne accorse un militare pagano che sotto la croce dice: davvero costui era figlio di Dio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.